Bentrovati per una nuova puntata della Tribuna Culturale di Teleradio Sanseverino, canale 99 TV. Siamo con un ospite graditissimo oggi, un ospite che ha molto a che fare con Sanseverino, perché siamo con Enzo Verrengia, un nome che non ha certamente bisogno di presentazione per chi ha un minimo di dimestichezza con il panorama culturale, non solo territoriale ma nazionale, e qui a Sanseverino, soprattutto nei giorni recenti, abbiamo avuto la fortuna della presentazione del suo ultimo libro, che riguarda un argomento particolare di cui adesso discutiamo. Diciamo che è un ideale sequel di un romanzo famosissimo, Strano caso del dottor Jekyll e di Mr. Hyde, che Enzo Verrengia ha pensato di proseguire idealmente partendo da una passione per la letteratura inglese del periodo, per il tema, per il genere specifico. E allora cominciamo a parlare di questo ultimo romanzo, del 2013, che è L'eredità di Hyde, pubblicato con PM. Tra l'altro, poi parleremo un attimo di questa casa editrice. Come mai il pensiero di ritornare sull'argomento Hyde e Jekyll? Beh, io sono stato profondamente segnato, come molti della mia generazione, da quel bellissimo sceneggiato televisivo del 1969, diretto e più ancora concepito, sceneggiato da Giorgio Albertazzi, in cui il personaggio di Stevenson veniva in qualche modo aggiornato al tempo presente e anzi proiettato verso il futuro, perché era girato tra Francoforte e l'euro, quindi aveva queste scenografie futuribili, queste location che facevano pensare più a qualche anno in avanti nel tempo che non al presente di quegli anni, che comunque erano molto suggestivi. Il finale degli anni 60 preludeva un po' a quello che è stato il decennio successivo, agli anni 70, con tutte le trasformazioni che ha conosciuto il mondo occidentale, la società avanzata. Ci sono spesso tornato con la memoria e anche con il DVD, quando poi la Rai ha cominciato a mettere in edicola questi grandi sceneggiati, tra cui appunto Jekyll, e in quei giorni, discutendo così con alcuni amici del giro editoriale, venne fuori l'idea di tornare sull'opera di Stevenson, ma in termini molto diversi da quello che poteva essere un sequel. Perché io voglio specificare che non sono il primo a ritornare sulla figura di Jekyll e di Hyde. Ci sono degli apocrifi in cui Mr. Hyde se la vede con Sherlock Holmes, uno dei quali scritto da un italiano. Il mio non è propriamente un sequel. Certo, infatti io parlavo di un ideale più che altro sequel. È un romanzo, insomma, si ricorderà sicuramente lo spettatore, un romanzo che approfondisce il discorso del bene e del male, del conflitto interiore, della tensione che esiste sempre tra questi due poli nell'essere umano. È un romanzo che torna nell'immaginario collettivo quando ci sono dei periodi in cui c'è bisogno di analizzare questo conflitto interno. Parlavamo di uno sceneggiato di fine anni 60, insomma, era un periodo particolare per l'Italia, ma anche adesso siamo in un periodo di crisi materiale e che si riflette su quella morale. Quindi, diciamo, è un argomento da trattare. Sì, la crisi attuale è una crisi strutturale. In quel periodo invece l'economia andava benissimo, ma era la società e la mentalità che si trasformava e intervenivano nuove categorie di bene e di male, anche in funzione dell'emancipazione sociale. Ciò che prima una mentalità bigotta identificava tout court come male, diventava qualcos'altro, di più complesso. In questo momento storico, noi più che confrontarci col male, ci confrontiamo con una nuova idea di ciò che è estremamente trasgressivo.
Ed in queste diciamo categorie di pensiero rientra anche la scienza, perché alcuni esperimenti attuali, per esempio con le cellule staminali, vengono visti con grande sospetto da quei residui di moralità, diciamo così, acritica, per cui diciamo che gli elementi in gioco in questo romanzo sono molto più grandi di quelli che può far pensare il tema originale di Stevenson, che era lo sdoppiamento della personalità. Tra l'altro Stevenson si era ispirato per scrivere il dottor Jekyll e il Mister Hyde al caso di un dottore americano che aveva confessato di aver compiuto numerosi e cruenti delitti in stato di alterazione della propria personalità nella seconda metà dell'Ottocento, quando gli studi di Sigmund Freud non erano ancora indirizzati specificamente verso la parte conscia e la parte inconscia della personalità. Quindi, ancora una volta, la letteratura ha precorso gli sviluppi della scienza. Come scriveva l'amico Michele Trecca nella recensione del mio romanzo, apparso domenica sulla Gazzetta del Mezzogiorno, è stata la realtà che ha creato la finzione in questo caso. Nel mio romanzo succede questo, che tutta la storia di Jekyll e Hyde è vera, si suppone sia vera, con una differenza. Nell'ultima scena della vicenda, quando l'avvocato Utterson, il migliore amico di Jekyll, va a trovare questo suo grandissimo personaggio, che però ha vissuto questa vicenda orribile, della quale Utterson è al corrente perché ha letto il diario e quindi sa che lui ha inventato la droga che lo trasforma in Hyde, Jekyll, che è diventato completamente Hyde, non riesce più a controllare le sue trasformazioni, muore, e nella morte torna Jekyll. Se non che, quando l'avvocato Utterson si allontana dal gabinetto di anatomia del dottor Jekyll, dove il suddetto Jekyll svolgeva gli esperimenti, non trova più il cadavere, perché nell'Ottocento la luce in questi laboratori scientifici veniva dai lucernari, e quindi ho immaginato che in realtà Jekyll ridiventa Hyde, sfonda il lucernario, scappa, e l'avvocato Utterson si pone il problema di come fermarlo, ricordando che in gioventù ha conosciuto nello studio di un avvocato di Edimburgo il giovane Robert Louis Stevenson, che all'epoca faceva apprendistato legale e nel frattempo era già diventato famoso perché aveva pubblicato L'Isola del Tesoro, eccetera. Utterson decide di affidargli la stesura del romanzo che noi conosciamo, quello, lo strano caso del dottor Jekyll e di Mister Hyde, per stanare Hyde, provocandolo. Quindi diciamo che più che un seguito è un romanzo a chiave, dove una cornice realistica viene costruita attorno a quella che è una finzione. Poi ovviamente nella realtà londinese del 1885, l'anno in cui comincia la mia storia, succedono tutta una serie di cose che fanno, diciamo, parte del mio romanzo. Ecco, un romanzo che appassiona anche perché si occupa di tutta una serie di temi che fece la fortuna della letteratura inglese in quel periodo. È un periodo di grande prolificità, di grandissimi autori, è un periodo in cui comincia a approfondirsi anche la fantascienza, che crea dei capolavori straordinari, rinnovati adesso magari dalla trasposizione cinematografica, sì, ma già allora assoluti capolavori se letti, perché per il periodo in cui sono stati creati stupiscono in quanto ad attualità. E quindi diciamo un tema che appassiona perché Enzo Verrengi è appassionato di quel tipo di letteratura, di quell'epoca soprattutto? Beh, io mi considero un professionista, quindi cerco di mediare tra le mie passioni e le necessità di interessare il pubblico. Dico necessità perché secondo me chi scrive professionalmente si deve continuamente porre il problema di arrivare al pubblico, e non è un discorso penale di scrivere per vendere, è un discorso molto più, se vogliamo, pratico. Cioè si scrive anche per diffondere cultura, e quindi quando uno ha delle passioni deve porsi appunto il problema di come riuscire a condividerle con gli altri. Per cui effettivamente in quel periodo, parliamo dell'età vittoriana, cioè in cui regnava sul trono di Buckingham Palace la regina Vittoria,
e che è stato un periodo straordinariamente bello per la storia europea, in quanto non ci furono guerre sanguinose come poi invece succederà con il primo conflitto mondiale. Ecco, in quel periodo c'è anche un grande sviluppo scientifico, soprattutto nel mondo anglo-americano, dal quale poi provengono i grandi scrittori di fantascienza del Novecento, no? Che hanno tutti il loro padre putativo non tanto in Giulio Verne francese, ma in Herbert George Wells, che fa una comparsata nel mio libro, perché quando si cominciano a vedere questi delitti orribili del mio Hyde, che sono molto più terrificanti di quelli dell'Hyde di Stevenson, Scotland Yard si trova a essere tampinata da un sacco di mitomani, oggi diremmo di borderline, tra cui un giovanissimo Herbert George Wells che dice ma è chiaro che il colpevole non è di questo mondo, è un selenita, perché lui pensa già di scrivere questi suoi romanzi di fantascienza in cui la Luna è abitata, come i primi uomini sulla Luna, o addirittura La guerra dei mondi in cui ci sono i marziani, no? Insieme a George Wells appare un altro personaggio importante di quel periodo, che è James Matthew Barrie, il creatore di Peter Pan, il quale nel mio romanzo vede svolazzare Hyde sui tetti ed ha l'idea di Peter Pan. Ovviamente è un mio, come dire, intervento spurio, sappiamo che la realtà è diversa. Lui ebbe l'ispirazione di Peter Pan dal nome Peter, di Peter Llewellyn, che era il figlio della signora Llewellyn con la quale Barrie aveva una specie di relazione platonica. E ci sono altri personaggi, diciamo, di quel periodo, Bram Stoker, l'autore di Dracula. Però, ecco, l'elemento fantascientifico di cui si parlava riguarda proprio Hyde, il mio Hyde, che si immagina sia un mad scientist, uno scienziato pazzo, che ha costruito nelle viscere del suolo inglese una specie di covo di 007, ecco, la mia grande passione, in cui si sviluppa una tecnologia avvenirista in pieno 800, ma credibile perché basata sulle disponibilità dell'epoca. Il grande handicap della scienza ufficiale vittoriana era che non si concepiva l'utilizzo dell'energia elettrica. Le due forme di energia che si conoscevano erano il gas per l'illuminazione delle città, infatti spesso si parla di gaslight London, cioè la Londra alla luce di gas, e ovviamente il vapore. Invece il mio Hyde trova il modo di ricavare energia elettrica dalla miriade di corsi d'acqua sotterranei che poi sfociano tutti nel Tamigi, e quindi c'è anche questo elemento, diciamo, fantascientifico, ma molto ancorato alla possibilità reale di costruire una tecnologia per l'epoca molto avanzata. Ecco, io mi permetto di dare anche una lettura di questa opera di Enzo Verrengia. Io vi invito a leggerlo perché, come sentirete anche da questa intervista, c'è una grande dimestichezza con tanti temi culturali, una profonda conoscenza che sottende e che quindi non può che appassionare il lettore, oltre alla sapienza che conosciamo già dagli scritti precedenti di Enzo Verrengia, ma soprattutto tutta una serie di passioni e di sensibilità che derivano anche dalla professionalità. Diceva Enzo Verrengia, la professionalità dello scrittore, ma io ci leggo anche la professionalità del giornalista, che sta attento alle persone a cui si rivolge. Non è colui che scrive soltanto per il piacere di scrivere, ma è una persona che tiene soprattutto da conto gli effetti finali che deve andare a produrre. Parliamo un attimo, poi magari ritorniamo sul tema James Bond, che sì, è affascinante, ma parliamo un attimo dell'APM, che è la casa editrice di questo libro. Intanto, come mai la scelta di APM? Ma sai, quando uno scrive professionalmente esistono tutta una serie di rapporti professionali con il mondo editoriale. Io da molti anni collaboro con la Mondadori, nelle collane da edicola, in particolare Segretissimo, la collana dedicata alla Spy Story, per la quale confeziono da diversi anni dei romanzi con lo pseudonimo di Kevin Ox, perché si presuppone che il pubblico italiano compri romanzi di spionaggio solo se firmati da un americano, che sia reale o inventato. Perciò nell'ambito Mondadori, diciamo, esistono, in casa Mondadori esistono varie branche.
L'APM è una di queste e in questo periodo ha lanciato una bellissima collana, quella in cui sono apparso io, che si chiama Open, ed è bella perché non racchiude un genere particolare. Nella mia stessa collana ci sono romanzi gialli, ma anche romanzi sentimentali o romanzi come il mio che sono indefinibili. Questo fa sì che gli autori di questa collana, tra cui io, vengano collocati nelle librerie nella sezione adult fiction, cioè narrativa contemporanea, fuori dalla scansia dei generi, quindi fuori proprio fisicamente dal recinto dei generi. Questo ci aiuta molto perché molte persone che leggono i libri sono prevenute contro le opere marcatamente legate ad un genere. E in effetti poi la mia opera rifugge un po' da possibili categorizzazioni precise, perché c'è un po' di giallo, un po' di horror, un po' di fantascienza. Per cui diciamo, questa scelta, più che dipendere da me, è venuta fuori da proprio questo tipo di rapporto che si ha nel mondo editoriale, dove poi le scelte determinanti, quelle finali, le fa l'editore, e insieme all'editore l'editor, che è una cosa diversa, perché la traduzione in italiano andrebbe tradotto non come editore ma come redattore, cioè colui che prende l'opera che tu hai scritto e ovviamente interviene facendo dei tagli, dei rimontaggi, in modo da confezionare quello che è il libro più leggibile per il lettore. Quindi diciamo che non è stata una mia scelta, è venuta fuori da questa serie di contatti che professionalmente porto avanti, perché io insomma lavoro a tempo pieno in questo campo, non ho altri, diciamo, sbocchi, e quindi mi capita di avere rapporti con gli editori. Questo è anche per rispondere alle persone che ogni tanto chiedono, quando si risponde cosa fai di professione, il giornalista ad esempio dice sì, ma poi nella vita come, certo, da dove prendi io mi stipendi? Occupo di scrittura a tempo pieno. Anche diciamo la mia attività giornalistica è una ricaduta di quella di autore, perché sui giornali io mi occupo essenzialmente di libri o di fenomeni di costume nei quali posso intervenire con dei paragoni rispetto a film e libri che magari evocano l'episodio di cronaca sul quale stiamo discutendo. Per cui anche l'attività giornalistica, diciamo, è sempre molto collegata a quella precipua, che è quella di autore, insomma. Ma questo lo dico non come forma di vanto, al contrario, perché io mi considero un operaio della scrittura, diciamo un poligrafo, nel senso che nella stessa giornata a volte mi capita, specie quando sto scrivendo in narrativa, di dover passare da un'atmosfera mentale ad un'altra, perché mi chiama il giornale, mi chiede di fare per esempio un pezzo, che ne so, sui serial killer, mentre io sto in quel momento lavorando a una storia sentimentale. E giusto per, non perché sia nostro ospite oggi, ma leggere gli articoli di Enzo Verrengia, al di là della sua opera letteraria, è anche molto, molto gustoso, molto da piacere, ecco, anche per chi fa questa cosa di mestiere. C'è da imparare, ecco, da come si scrive un articolo, da come li scrive Enzo Verrengia. Chiedevo della casa editrice PM proprio perché si tratta di una casa editrice che ha pubblicato tutta una serie di saggistica anche su argomenti di mistero, trattate sempre con molta serietà, dobbiamo dire, certo, non come altre case editrici che ci hanno giocato un po', certo, ci hanno guadagnato soltanto, certo, a livello commerciale. Quindi ecco, qui si risente la qualità dell'appartenenza ad un gruppo che fa affrontare anche determinati argomenti guardandoli con un occhio più, tra virgolette, scientifico, storico. Certo. Ecco, allora, noi vogliamo interrompere un attimo questa conversazione per vedere il contributo filmato dell'intervista che è stata fatta proprio nella recente presentazione del libro qui a San Severo dal collega Michele Pistillo a Enzo Verrengia, con qualche domanda che
è venuta in mente a Michele con un giochino molto gustoso. Sentiamola e torniamo tra poco in studio per continuare a parlare con il nostro ospite. Il rapporto con i libri. Allora, la tecnologia si sta spingendo verso quella che è la perdita del tatto, del profumo, dell'odore della carta, i famosissimi ebook, no? 0,70 centesimi, scarichi il tuo libro, ma perdi quello che è il contatto fisico con la lettura. Qual è la sua opinione? Tendenzialmente io non sono contro l'ebook purché sia regolamentato, soprattutto a livello di diritto d'autore, ma se il costo inferiore, fatte salve, ripeto, alcune garanzie per gli autori, servisse a diffondere maggiormente la lettura anche con l'incentivo della nuova tecnologia, non penso che questo sia da demonizzare. Il mio stesso libro, oltre che l'edizione cartacea, ha anche un'edizione elettronica. L'importante è ovviamente curare con attenzione che non vi siano episodi di pirateria, cioè che si paghi il libro che si scarica. Però quel che conta alla fin fine è il contenuto. Inoltre l'elettronica darebbe la possibilità agli autori di sviluppare il proprio testo anche con forme complementari rispetto alla scrittura, quindi inserire documentari, parti filmate. Sì, quindi diciamo che come al solito bisogna disciplinare il nuovo mezzo ma non demonizzarlo. Vorrei fare un piccolo gioco con lei, se me lo consente. E le vorrei proporre dei nomi, lei mi dà una sua scelta, una sua direzione e il perché. Sì. Allora, tra Agatha Christie e Camilleri. Bah, direi sicuramente Agatha Christie per la facilità dell'impianto, che è molto riconoscibile al lettore. Però Camilleri ha avuto un grande merito, quello di elevare a successo internazionale la nostra atmosfera mediterranea, perché noi siamo contigui alla Sicilia, proprio noi in Puglia, non è che siamo dall'altro capo dell'Italia. Però ovviamente per le mie predilezioni particolari e anche perché il mio libro si ambienta in Inghilterra, direi Agatha Christie. Bembova, Isaac Asimov. Questa è bellissima questa domanda. Isaac Asimov sicuramente, perché lui ha elevato la capacità di divulgare la scienza a capolavoro letterario. I libri di Isaac Asimov, oltre a contenere delle ipotesi di partenza ben documentate, quindi plausibili, hanno uno sviluppo quasi sempre eccezionale dal punto di vista anche dello stile, che è molto semplice, diretto. Quindi sicuramente Asimov. Pescara, Sansevero. Allora, sicuramente Sansevero, perché chi mi conosce sa che io da molti anni vorrei tornarmene qui, ma c'è mia moglie a Pescara. Io credo che noi abbiamo delle risorse straordinarie a Sansevero che dobbiamo ancora valorizzare. Non parlo soltanto di risorse paesaggistiche che sono eccezionali, perché abbiamo il mare a due passi, il Gargano, ma anche risorse umane, perché alcune delle persone più intelligenti, più creative che io conosco sono di Sansevero, a cominciare dall'amico storico che compianto, che era Andrea Pazienza, e altri che hanno intrapreso, diciamo, strade analoghe alle mie, ma poi ultimamente abbiamo avuto episodi clamorosi, tipo la dottoressa Cota, che è stata premiata, poi quello studente che ha scritto il libro Il fallimento dell'università italiana, tutte personalità legate a Sansevero, quindi io direi Sansevero sicuramente. Per terminare, oggi c'è la famosissima crisi economica e tutti parlano di questo. Un libro, quanto è importante? Perché è un appello che le chiedo, perché una persona dovrebbe spendere 20 euro, 15, 14, ma anche 3 per scaricarlo e passare del tempo in maniera formativa, creativa o comunque alimentare se stesso in maniera differente? Beh, in parte diciamo la risposta è già contenuta nella domanda, perché tutto il tempo dedicato al libro è un tempo che serve ad arricchire il proprio lessico mentale, ad acquisire un linguaggio che diventa anche una forza nel momento in cui ci si rapporta a chi fa le scelte che determinano la crisi economica. Io credo che dei cittadini più colti, più preparati, sappiano poi anche delegare delle responsabilità politiche a personalità che siano all'altezza della situazione, non piegarsi in maniera, diciamo così, da gregge a delle scelte fatte in alto luogo. Quindi secondo me il libro, per i propri contenuti e quindi la cultura, la capacità di sollecitare il pensiero, è fondamentale. Sul piano pratico è anche, se vogliamo, la cosa che costa di meno in un periodo in cui uno voglia fare dei regali, per esempio a Natale. Infatti molti miei amici librai mi dicono che, malgrado la crisi,
Il settore vendite del libro nei periodi clou, Natale, Pasqua, non risente tanto la crisi, anche perché sì, mantiene ancora bene, perché in fondo è quello che costa di meno. Lei si sente più Dr. Jekyll o Mr. Hyde? Sicuramente Mr. Hyde, perché il Dr. Jekyll, per sua stessa missione, una persona limitata, una persona anche abbastanza immobile dal punto di vista fisico, Hyde la creatività, votata certamente al male, che non è il mio scopo, perché io vorrei fare il bene, ma sicuramente Hyde ha una ricchezza di personalità che come scrittore mi interessa, tant'è che nel mio libro Jekyll non compare praticamente affatto, è tutto dedicato a Hyde, alla parte malefica. In una sua intervista lei risponde: io scrivo per vivere e vivo per scrivere. Se lei volesse lanciare un messaggio a chi inizia questo percorso di giornalismo, di scrittura, cosa le verrebbe da dire? Quello che disse Umberto Eco una volta in uno dei suoi articoli che scrive alla fine di ogni numero dell'Espresso, cioè che bisogna cominciare a fare pratica in vari settori e fare in modo che siano gli editori a cercarti e non tu a cercare l'editore. Noi la ringraziamo e un messaggio a tutti i telespettatori: leggete, leggete, leggete. Tutta una serie di scelte, non ultima anche quella tra il voler essere il Dr. Jekyll o Mr. Hyde, ma veniamo anche ad un'altra grande passione cui abbiamo accennato, un grande detective da gialli, magari di quelli dei grandi scrittori americani, o un James Bond di Ian Fleming? Quale sarebbe la scelta di Enzo Ferrangi? Allora, il personaggio di Fleming, come sanno tutti insomma gli appassionati seri di spionaggio, è un grande falso, perché un vero agente segreto non sarebbe mai così appariscente, e questo lo rivelò uno dei veri agenti segreti cui Fleming si ispirò, che era Dusko Popov, uno jugoslavo che collaborò con gli inglesi durante la Seconda Guerra Mondiale, riuscì a infiltrarsi nell'Abwehr, che era il servizio segreto esteri tedesco dell'ammiraglio Canaris, il quale disse nella sua autobiografia: un vero James Bond non sarebbe durato neanche 24 ore nella realtà dello spionaggio. Certamente però Fleming ha avuto un grande merito, quello di conferire alla spia un glamour, un'aura di fascino che manca ad altri grandi protagonisti della spy story, e penso in particolare a quelli ultra realisti di John Le Carré, che sono grigi. Il protagonista dei primi romanzi di Le Carré è un vecchio, addirittura George Smiley, che certamente non suggerisce le immagini, diciamo, molto sensuali di James Bond. Tra l'altro lui subisce l'adulterio della moglie molto più giovane di lui, mentre, come sappiamo, Bond è lui che fa autore di adulteri. Il problema è che questo tipo di letteratura ti fa anche crescere, e tu alla fine poi sviluppi una mentalità con la quale resti fedele alla tua passione originaria, no? Però poi ci rifletti sopra. Io penso che tutto sommato, con tutta una serie di aggiustamenti, tenga ancora Bond, ma io penso al Bond letterario, non al Bond cinematografico, perché c'è una profonda differenza tra questi due, diciamo, idoli. Nessun film di Bond, tranne uno, del quale poi parliamo un attimo, ha capito veramente lo spirito di Fleming, che era anche un po' crepuscolare, perché il Bond dei libri non è contento di ammazzare, nevrotizzato dal fatto che ha la licenza di uccidere, ricorda sempre con ossessione il fatto che ha dovuto sparare ad un giapponese impiegato dalla Cifra a New York, al 30° piano del Rockefeller Center, durante la Seconda Guerra Mondiale, quando il Giappone stava per entrare in guerra con gli Stati Uniti e quindi anche con gli alleati inglesi. Questa cosa lo ossessiona. Nei film invece qualsiasi attore abbia interpretato Bond, tranne forse un po' Daniel Craig, l'ultimo, dopo che ammazzano fanno delle battute agghiaccianti. Secondo me il Bond letterario invece ha una sua carica psicologica molto più densa. Nel cinema l'unico che è riuscito un po' a catturare è stato George Lazenby, l'australiano, che interpretò un unico film al servizio di Sua Maestà, che non ebbe fortuna, tant'è che in Francia non fu distribuito fino a molti anni dopo,
perché fu un totale flop sul piano internazionale, non riuscirono a recuperare il grosso investimento produttivo. E io, ecco, se Bond fosse quello al cinema, sì, dico ancora Bond, con un sogno nel cassetto che io, devo dire, da quando adolescente sognavo anche di fare il regista, oltre che lo scrittore, quello di rifare tutti i film di Bond, ma rispettando completamente la trama dei libri, che è molto, molto più affascinante di quella di film, perché non ci sono effetti speciali, ma ci sono delle cose molto, molto forti, molto umane. E quello è la dimensione probabilmente che manca, dice Mezza Varrengia, forse la faccia di Daniel Craig adesso, quando ci sono le scene d'azione dopo gli omicidi, forse fa pensare a un tentativo di approfondimento psicologico. Di umanizzarlo, diciamo. Lo stesso fatto del dialogo con M, questa donna che prima lo crede un dinosauro sessista e misogino, e poi gli si affeziona come una seconda madre, fino peraltro adesso a morire nell'ultimo film. Adesso adesso si parla di un Bond di colore addirittura. Sì, infatti. Che sarebbe uno stravolgimento completo dell'opera di Fleming, il quale purtroppo era anche un po' razzista, non avrebbe mai immaginato un Bond di colore. E obiettivamente anche un po' maschilista, lo dobbiamo dire da questo punto di vista, che approfondisse anche alcuni personaggi femminili, però molto di più nella lettura di un bel romanzo di Fleming, che consigliamo sempre. Cinema senz'altro, perché è un'altra grande arte, però la letteratura va sempre utilizzata a sostegno, anche per fare confronti, perché no? Inutile allora quindi cercare di fare l'altro giochetto che si fa sempre a un bondiano, che è quale dei vari personaggi, perché George Lazenby, abbiamo sentito, ne ha fatto uno solo, peraltro un po' sfortunato, è capitato negli anni 60, quando lui stesso in un'intervista dice: io sono arrivato a fare un eroe con i capelli corti e molto ordinati, mentre attorno quando a me ti portano i capelli lunghi, infatti lui alla premiere a Londra, al Royal, si fece crescere la barba e i capelli lunghi. Certo, per fare l'anticonformista, far vedere che comunque era un giovane poco più che 20 anni. Aveva 29 anni all'epoca, era giovanissimo. Enzo Verrengia, attività di romanziere, abbiamo detto, si può percorrere professionalmente, lui è una dimostrazione, e non semplicemente di genere. Abbiamo oggi una attenzione che va verso la qualità dei libri e degli autori, o abbiamo troppe operazioni commerciali, magari stimolate dai premi, che sono dei meccanismi non sempre di promozione della qualità, ma qualche volta anche di promozione semplicemente delle vendite? In Italia c'è una situazione molto particolare. La crisi investe tutto l'Occidente, però all'estero, persino negli Stati Uniti, quindi nella patria del capitalismo, del liberismo, la cultura gode di molte sovvenzioni, soprattutto di enti privati negli Stati Uniti. Nei paesi europei, cui noi dobbiamo fare riferimento, lo Stato è iperpresente, ma non in termini assistenziali o, peggio, lottizzanti, come accade in Italia. Lo Stato promuove la cultura nel senso più puro del termine, stimolando la creatività con contributi. Allora, un effetto collaterale lo stiamo vedendo da qualche anno, allorché andiamo in libreria e troviamo gli scaffali pieni di gialli scandinavi, di qualità quasi sempre mediocre, devo dire, e io sono un estimatore della cultura scandinava, ma questi gialli arrivano a tonnellate, perché gli istituti di cultura svedese, norvegese, danese pagano gli editori per far tradurre questi libri all'estero e quindi promuovere i loro autori. Questo grazie anche ad alcune vendite di successo, come quella della trilogia di Stieg Larsson, Uomini che odiano le donne, paga anche in termini pratici, cioè i soldi ritornano, non sono a fondo perduto. In Italia invece sta succedendo questo. La crisi economica ha accelerato un processo di erosione ai contributi per la cultura, che era già in atto persino dai favolosi anni 80, gli anni di Craxi, eccetera, quando si capiva subito che la cultura, se incentivata, poteva creare un altro tipo di italiano medio, consapevole, intelligente, eticamente pulito e soprattutto erudito rispetto ai meccanismi del presente. Questo
sarebbe stato un disastro per i politici, perché avremmo avuto esattamente l'opposto di quello che succede adesso, cioè l'italiano medio adesso è disposto a votare anche per Satana se gli promette donne, vino e canto, per citare Richard Strauss o John Strauss, non ricordo quale dei tre frate. E quindi in Italia sta succedendo che gli editori, accorto completamente di contributi pubblici, si buttano selvaggiamente sulla moda del momento. Allora, 50 sfumature di grigio, perfetto, ne facciamo altre migliaia, saturiamo il mercato, la gente si stufa e passiamo ad altro. Ogni tanto c'è qualche one shot, cioè un colpo solo, che per esempio Saviano, Gomorra, vende milioni di copie, l'ultimo libro, 00, non vende praticamente, vende 170.000 copie, che sono una perdita considerando l'anticipo, eccetera. Quindi diciamo che in Italia stiamo scontando una situazione orribile a livello editoriale, rispetto alla quale devo dire, adesso non lo dico per pubblicità, ma uno dei motivi, tornando al discorso PM, quando io ho interagito con questi della PM, io ho avuto sempre, mi è caratteristico da sempre il panico, la paura, e se il libro è un flop, eccetera. Loro mi hanno detto: stai calmo, tutti i libri sono flop qua. Se noi adesso abbiamo creduto su di te, vediamo come va questo libro. Ovviamente, mentre noi siamo qui a chiacchierare piacevolmente, tutta la PM in questo momento è mobilitata attorno a Khaled Hosseini, che è l'autore di punta, ed è giusto che sia così. Però Khaled Hosseini non è un autore da one shot, perché ha un suo percorso bellissimo, ci illumina su una cultura che deve interessarci profondamente, perché abbiamo i nostri soldati, anche ragazzi di Foggia, di San Severo, che stanno lì a fare il peacemaking, la missione di pace, quindi parlo appunto dell'Afghanistan. E allora diciamo che se tutte le case editrici entrassero in quest'ordine di idee che bisogna ricominciare a fare cultura e non business soltanto, probabilmente ne beneficeremmo tutti, perché la gente andrebbe molto più volentieri a comprare dei libri e dei libri buoni. Adesso considera questo, che in realtà oggi si comprano più libri che in passato, non è vero che si legge di meno, però in passato si potevano pubblicare molti più libri difficili con la sicurezza che, se anche non fossero andati venduti, c'era comunque un ritorno culturale, perché se ne scriveva sui giornali, per cui avevamo il miracolo di Calvino, Pasolini, Moravia, Cassola, Bassani, eccetera. Adesso dagli anni 80 in poi tutti gli autori italiani che hanno successo sono fuochi di paglia. Appaiono, hanno un grossissimo successo e poi spariscono, anche perché poi all'editore non conviene che l'autore abbia ancora successo, perché dovrebbe dargli degli anticipi troppo. Quindi in generale sì, c'è questo momento, c'è questa giungla, diciamo così, che poi si riversa anche nei comportamenti sociali, perché insomma l'Italia di questi anni, insomma, almeno nel mio modesto modo di vedere le cose, non è una bella nazione, insomma. Ecco, peccato, perché ecco, sarebbe una nazione dove la cultura potrebbe essere comunque elemento trainante, e la cultura ha a che fare assolutamente con questo tipo di discorsi. Volevo giusto aggiungere una piccola eccezione al discorso generale che faceva sui fuochi di paglia Enzo Verrengia, citando l'amico Abate, perché è un ottimo scrittore, oltre che essere un esponente della cultura Arbresh nella sua origine. E ma non è un bestseller, cioè certo, è un bestseller di è un long seller. Abate rappresenta quella che potrebbe diventare la cultura italiana contemporanea, certo, se fossero tutti così, perché io credo molto nel far gruppo, io non credo assolutamente nel fatto che gli scrittori debbano essere in competizione. La strada che lui ha indicato è eccezionale, però pochi la stanno seguendo, e mi dispiace, perché in effetti poi lui viene anche premiato per questa, ma non diventa un best, non diventa un caso clamoroso. Anche io frequento molto le librerie, Abate lo comprano quelli come me che comprano i libri perché gli interessano. Molte donne che entrano in libreria, e le donne sono grandi lettrici e consumatrici di libri, chiedono prevalentemente dei libri già di successo, con alcune sorprese incredibili. Per esempio Dan Brown, l'ultimo libro, è andato malissimo, non è stato un grande successo, proprio perché c'è questa situazione incredibile. Stamattina per esempio ero in una libreria e sono entrate delle ragazze che chiedevano un libro di un autore, di un'autrice che io non conosco, che scrive dei libri tipo quelli di Fabio Volo, insomma, questo è il problema. Diciamo che dal quadro che ci ha fatto
Enzo Ferrengia, possiamo fare un parallelo con la politica. In realtà il fallimento sta proprio nel fatto di non fare una politica di programmazione, ma di voler affrontare le emergenze, che in questo caso sono i best-seller degli scrittori che fanno dei fuochi di paglia. E qui c'è sempre l'errore nell'affrontare la cultura, come in generale la politica fa, tra l'altro, oltre che nell'errore errore in vari settori. Allora, una piacevole conversazione che siamo costretti a chiudere soltanto per il tempo che noi abbiamo fisso nella nostra trasmissione, e speriamo di avere di nuovo presto con noi Enzo Verrengia anche per parlare del suo rapporto con Sansevero, e quindi adesso lo dobbiamo stimolare a scrivere subito un altro libro per presentarlo a Sansevero e poterlo avere di nuovo qui in trasmissione per affrontare questi altri argomenti. Grazie Grazie. tantissimo a Enzo Verrengia, grazie a voi per essere stati di nuovo con la Tribuna Culturale di Teleradio Sansevero, canale 99 TV.